noi dobbiamo gestire una situazione emergenziale, il nostro obiettivo primario è trovare le risorse per il caro bolletta, però una cosa che si può fare subito dopo, con il nuovo anno, mettere mano a una serie di riforme fiscali, una riforma fiscale che deve toccare i vari comparti e in particolare il comparto immobiliare. Voi avete visto che nel progetto di riforma fiscale, che poi non è stato realizzato, si è molto concentrato il dibattito sul catasto e via dicendo, senza poi sapere che i valori catastali di cui tanto si parla sono datati non solo in Italia ma anche in altri paesi, quindi dire che bisogna riformare, tassare e via dicendo è un discorso, è un dibattito che a mio modo di vedere meritano altro contesto. Quindi io lascerei invariata la tassazione sulla casa, che già subisce troppe vessazioni alla luce di quello che ho detto. Ecco, l'altro, quindi qual è la sede dove bisogna elaborare una riforma del sistema di tassazione della casa? È una legge delega, che però contenga dei principi e criteri direttivi puntuali. Avete visto nell'ultima legge, nel disegno di legge di riforma del sistema fiscale, per esempio, si parlava di abolizione dell'IRAP, assicurando poi il finanziamento della spesa sanitaria. Ma io dico, quella è una legge delega. Di solito la legge delega, per mia conoscenza, richiede dei principi e criteri direttivi a cui poi si deve riformare il legislatore delegato, il governo, cosa che non era la stessa cosa per la casa. Si facevano delle mere enunciazioni, ma non avevamo dei parametri, degli elementi di riferimento con uso dei quali poi si doveva elaborare, il governo doveva elaborare appunto i testi attuativi. Quindi ecco che la sede, per fare questo tipo di intervento di razionalizzazione della fiscalità sulla casa, per mettere in ordine sia la parte IVA, sia la parte registro, sia la parte ipotecaria e catastale, via dicendo, è quella, ovviamente, concentrandosi sulla riduzione del carico fiscale.